Non possiamo tenere il naso all'insù tutti i giorni con la speranza che il bel tempo regga e che le condizioni meteo ci assistano. Ogni giorno notte può scatenare un crollo della collina sull'acquedotto Fiume Freddo e fare ripiombare Messina nell'emergenza idrica di un anno fa. Così il presidente dell'AMAM, Leonardo Termini, non le manda a dire alla Protezione Civile Regionale che proprio oggi propone il progetto di messa in sicurezza dell'area franosa di Calatabiano agli uffici di gara d'appalto. Entro oggi lo stesso progetto sarà sotto agli occhi alla firma del direttore della Protezione Civile Regionale Calogero Foti. Allo stato dell'arte si conferma la possibilità di espletare la gara di appalto in 15 giorni. La ditta vincitrice potrebbe iniziare subito i lavori. Il presidente dell'AMAM Termini è scettico sulla tempistica di una gara pubblica. I tecnici dell'azienda hanno provveduto a puntellare il tratto di bypass rimasto sospeso nell'aria per 2 giorni nel weekend. La pioggia ha creato un fossato al di sotto dei 4 tubi che compongono il bypass a distanza di circa 60 metri da monte. La protezione civile non può giustificare il suo operato nel ritardo di intervento dopo un anno, dichiara Termini. A me non interessa se sia Crocetta, l'assessore Croce o Renzi a ripristinare la collina, purché gli autorizzati a farlo facciano il necessario. Solo dopo potremo sistemare la condotta a Calatabiano sostituendo il bypass provvisorio e a forza d'agro. La protezione civile sta già operando sul versante sconnesso in questi giorni.